Ciao a tutti, benvenuti o ben ritrovati su Fumetti e Parole. Io sono Igor e oggi parliamo di Tex, in particolar modo un Color Tex. Per l'ennesima volta ricordo che il Color Text esce 2 volte l'anno. In estate esce il volume con una storia inedita bella bella lunga, mentre di autunno, così insomma intorno a novembre, esce sempre un altro Color Text, ma con all'interno più storie sempre inedite e tutto 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 a colori. Che bomba, ragazzi! Beh, adesso diamo un'occhiata ai disegni, così, insomma, mentre scorro un po' di pagine e vignette, avete anche l'occasione di sapere chi le ha scritte, chi le ha disegnate e soprattutto chi le ha colorate, perché alcune di queste sono veramente dei capolavori, a mio modo di vedere. E voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere. Ciao! Storia numero 1, Teton Pass. Storia numero 2, attenti al lupo. Terza storia, una trappola per Kit. La voce del killer è la quarta storia di questo volume. L'ultimo dei Mimbres è l'ultimo episodio di questo fantastico Color Text. Stavo pensando, sarebbe molto interessante creare una specie di classifica. Ci sono 5 storie, perché non dire qual è la più bella e qual è la più brutta? Ma poi ho anche detto, perché invece non diamo le valutazioni sullo specifico perimetro di lavoro di uno piuttosto che un altro degli autori? Spiego un pochettino meglio, perché detto così sembra un gran casino. Cioè, chi è che ha colorato meglio la storia? Chi è che l'ha disegnata meglio? Chi è che l'ha sceneggiata meglio? Ebbene, allora, mi viene da dire questo. Assolutamente, se parliamo di colori, il mitico Matteo Vattani è quello che ha colorato meglio di tutti questa storia. Io adoro come colora lui. Non c'è veramente paragone alcuno in questo volume. E quindi la quinta storia è per me quella colorata meglio. Ero indeciso, perché secondo me, se vediamo, non mi ricordo chi è che si è occupato, eccolo qua, Erika Bendazzoli, ha colorato la quarta storia. Vi ricordo che i disegni sono di Giorgio Trevisan. È praticamente impossibile colorare i disegni di Giorgio Trevisan, ma guardate che roba! Cioè, lui sporca talmente tanto la vignetta che è veramente, veramente complicato poi dare gran valore ai colori. Guardate qui nelle scene scure che cosa deve combinare la Bendazzoli. Quindi, secondo me, ha fatto un miracolo.
Alla fine ci sono dei grandi, insomma, riempitivi, gradienti. È difficile dare delle sfumature fatte come si deve. Ecco, se lo facciamo fare a Oscar Celestini, viene un gran casino. Quindi, secondo me, ha fatto un gran lavoro. Però, ripeto, Matteo Vattani, top del top sulla quinta storia. I disegni mi sono piaciuti. Tanto, tanto, tanto quelli della seconda storia, quindi Attenti al lupo, ve l'ho fatta vedere velocemente prima, però guardate che belli che sono questi disegni. Poi, prima non l'ho spiegato, ma lo faccio adesso, non c'è un balloon in nessuna delle vignette, quindi è un fumetto muto, Tex in solitaria nella natura che va a ricercare, insomma, un fuggitivo, nessuno si parla e la natura, gli animali che parlano direttamente con Tex, ma anche con il lettore. Secondo me questo è veramente molto 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 poetico. E i disegni della Mandanici sono, secondo me, azzeccatissimi, azzeccatissimi. Se invece parliamo di storia, ecca, però devo dare lo scettro al mitico Boselli. Non mi fa sempre impazzire Boselli, perché vi ricordo che spesso e volentieri è verboso, i balloon sono pieni di parole, a volte esagera nell'argomentazione, nella descrizione di una scena. In questo caso invece mi è piaciuto veramente, veramente tanto. Sto parlando della prima storia, Teton Pass. La storia è quella di un passo, di un colle completamente pieno di neve. Bisogna aspettare che la neve si sciolga prima di poter raggiungere la protagonista di questa vicenda, perché lo scopo è ammazzarla. Lei è impaurita, sa che prima o poi qualcuno andrà ad ammazzarla, e il mitico Carter giunge, ma si becca una bella pallottola sulla spalla. Lei lo assiste e capisce che in realtà è lì per aiutarla e non per ucciderla. È la cosa meravigliosa, romantica, è che non dico si innamorino, non posso arrivare a tanto, ma sicuramente si crea una sinergia, una sintonia veramente, veramente molto, molto forte. E qui sono contento perché il buon Tex c'è, ma c'è, come si vede, ve lo faccio vedere qui, nell'ultima vignetta. Non è spoiler, è una storiella piccolissima, 34 pagine, via. Nell'ultima vignetta lui arriva dicendo, quindi tutto fatto, tutto a posto, l'ho risolta io. Quindi il vero protagonista è, diciamo, il sentimento che si crea fra questi due. Bravo, bravo, bravo Boselli. Quindi abbiamo dato i voti un po' a tutti i comparti del fumetto. Non ho minimamente fatto riferimento alla storia di Burattini, che mi pare sia la terza, sì, che si intitola Una trappola per Kit. Eccola qua. Ma perché? Perché per me non eccelle nei disegni, nonostante comunque siano ben fatti. Non eccelle nel colore, perché Oscar Celestini lo sappiamo che ha un metodo di colorazione abbastanza piatto, molto veloce probabilmente, infatti la sua produzione è notevole, però non mi fa assolutamente impazzire. E la storia? La storia sì, è anche divertente perché alla fine il figlio Kit, il figlio di Tex Willer, viene a trovarsi, insomma, immischiato in una faccenda un po' pericolosa. Beccano lui, insomma, questi fuggitivi, questi maledetti, lo beccano in maniera fortuita, capiscono chi è e ovviamente dicono: lascio che lui possa mandare un bel telegramma al padre, così anch'esso verrà in salvo del figlio, e così noi, bam, gli diamo una bella trappola e lo saccagniamo di mazzate. Questo ovviamente non avviene, Kit riesce a risolvere prima ancora che arrivi il padre. Quindi anche in questo caso, per ben due volte nello stesso volume, Tex non è al centro della questione, arriva quando i giochi sono già risolti. Ripeto, né infamia né troppa lode. Una bella storiella disegnata bene, colorata troppo basic style, e quindi insomma, giù lì nella media. Se noi pensiamo a questo,
Io penso che moltissimi dicano che schifo questo disegno, non si capisce niente, tutto, ma almeno ti dà un sentimento, no? Ti tira fuori qualcosa che va o che non va. Il giudizio esce fuori in maniera veramente spontanea, naturale. Trevisan può piacere oppure no. Mentre nella storia che vi facevo prima vedere, quindi la storia di Burattini, non c'è nulla che spicca. E quindi un bel volume comunque, ragazzi. Secondo me, se siete amanti di Dex, ce l'avete, l'avete già letto perché è un po' vecchiotto, del 2019. Se invece non siete amanti di Dex, quello che io consiglio sempre è di non andare a comprare mensilmente in edicola Dex, però di recuperare i Texoni e i Color Dex perché il livello è molto molto alto. E quindi vi ringrazio di essere arrivati fino a questo punto del video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, stiamo aumentando e questo mi fa un gran piacere. Lasciate un bel comment, non solo per dirci se avete o meno comprato e letto questo volume, ma anche qual è la vostra storia preferita. Vi ho fatto vedere un po' di tavole, quindi secondo me le idee ve le siete abbastanza chiarite. Se così non fosse, scrivetemi che magari vi do riferimento magari su Instagram, pubblico qualcosa in più, insomma, il modo di comunicare, di confrontarci c'è sicuramente. Vi do quindi appuntamento al prossimo video. Ciao!